essere in pubblico, non poteva ascoltare le confessioni, 7 anni. E lui diceva: amavo la Chiesa e continuo ad amarla. Questa è la santità. La santità che parte qui non è autoestima, no. La santità che parte Dio era la sua obbedienza, la sua maturità di fronte a questi momenti difficili della vita. Ma lui ascoltava il Padre. E lui sapeva che il Padre c'era anche in quella situazione. Anche in quella situazione c'era il Padre che parlava a lui, che attraverso le circostanze di sofferenza Padre Pio cresceva nella santità, non si disperava come molte volte facciamo noi. E allora noi rendiamo la vita più difficile, più disperata, perché dopo di tutto, quando il Signore ci chiede quello che ha chiesto a questi santi, lui ce lo chiede perché la nostra vita possa essere meno pesante. Meno pesante, perché la nostra vita possa essere più semplice, la nostra vita può essere più spontanea. Questo, cari miei, vuol dire un camminare, questo vuol dire andare avanti e diventare santi. Perché la santità è questa, cari miei? La santità non è qualche cosa, non so di che cosa, non è fare miracoli. Non risulta, almeno non risulta, che Maria abbia mai fatto un miracolo. Non risulta che Maria ha fatto guarigioni e liberazioni. Pure Maria, la santa, e santi, la santa fra i più santi. Perché? Perché ha ascoltato il Padre. Ha ascoltato il Padre, non si è mai indennato. Anche quando quello che il Padre chiedeva a lei sembrava illogico. Illogico. Era logico di dire a Giuseppe e Maria: prendete il figlio e andate in Egitto? Era logico, ma è questa creatura. E Gesù, Dio o non di Dio? Sei Dio, ho bisogno io di andare per tanti anni come rifugiata in Egitto? Ma Dio mi ama o non mi ama? Perché Dio poteva risolvere il problema così semplice. Quando i soldati passano, evitano quella casa, basta, quella piccola casa, è come se non la vedessero. Capitano tante cose così, non nella vita, che qualcuno per distrazione proprio evita, cioè per distrazione non si accorge di qualche cosa. È stato così facile, così facile. Pure no, andate in Egitto. E là la sofferenza tutta di Giuseppe e Maria, loro non erano ricchi, ma il piccolo che avevano dovevano lasciarlo indietro, dovevano trovare un alloggio dove andare là, un altro lavoro, un'altra lingua. Ma perché tutto? Cioè, per Maria poteva sembrare umanamente illogico, pure e non si rivela. Se lo vuole lui, vuol dire che è il meglio per noi, che è un piano, che è un piano, perché il fatto è questo, che noi non necessariamente conosciamo il piano, o meglio, conosciamo le ragioni che ci sono dietro quel piano. Anzi, molte volte noi non li conosciamo.
Signore, tu non hai dato la luce a Giovanni Paolo, a Giovanni XXIII. Questo Papa che era così illuminato, che ha cambiato il mondo, cambiato tutta la Chiesa in 5 anni, quello che non potevano fare altri papi, tu hai dato una luce così grande a lui, di vedere a quell'età, normalmente quando noi siamo sulla stanza, no? Cominciamo un po' a dimenticare, insomma, e Giovanni a quell'età aveva quella visione, e poi non si accorgeva che Padre Pio era un santo. Logico. E perché, Signore? E molte volte noi non abbiamo una risposta al perché. Perché tu stai permettendo questo? Perché? Ma certamente dietro quel piano che Gesù, che Dio, che il Padre ha per me, c'è una ragione. Una ragione che la conosce lui. Io non la conosco. Ma lui la conosce. È un piano di amore, perché questo è il bello. Che il piano che Dio ha su di te, su ciascuno di noi, è diverso per ciascuno di noi, ma è un piano di amore per tutti noi. Non è che Dio ama me più di te, o ama te più di me. Non perché uno vive fino a 90 anni e l'altro muore a 15 anni, vuol dire che Dio ama più quello di 90 anni, meno quello di 15 anni. Non perché uno vive sano e l'altro vive malato in un letto, vive e il Signore ama meno quel malato che quel sano. No. Ogni piano è un piano di amore. Per un piano che noi non conosciamo, non riusciamo a capire. E la luce più grande che noi possiamo avere è quando noi accettiamo quel piano, anche se noi non riusciamo logicamente a capire il perché di quello che Gesù sta facendo. Perché al cieco di Gerico semplicemente ha messo la mano sugli occhi e lui vedeva, mentre all'altro cieco mette prima il fango sugli occhi, poi gli dice vai a lavarti nella sorgente di Siloe, poi quello comincia a vedere un po' qualche cosa, ma sono altri che corrono, sono uomini che corrono, quello non conosceva neppure la differenza tra un altro e un uomo, perché non li vedeva mai. Bene? Perché? Che ne so? Non possiamo sapere il perché il Dio agisce in un modo oppure agisce in un altro. Non sappiamo il perché, ma c'è un perché per il Signore.